Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Cucina Buttata. Quella di oggi è una puntata pazzesca, rivoluzionaria. Oggi faremo i biscotti della fortuna. Saranno personalizzabili. Se avete le feste dei vostri figli, no. Dio annubilato, no. Party per i vostri 18 anni, no. No, 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 no. E la Minia lì ha tentennato, no. Ho qui la ricetta. Zucchero 110 grammi, farina 25 centimetri e amido di mais 7 schizzi. Ok, va bene, perfetto. Siamo pronti. Farina, zucchero, farina di riso, amido di mais, aroma di vaniglia e gli albumi di due uova. Nel frattempo qui dicono di mettere a 170 gradi il forno statico. Raga, io posso dire che sto forno non l'ho capito ancora. Oh, boh, allora che hai deciso? Lo so. Non so. Te vado a cielo per la sistema io, dai. Aspetta, mi fai un favore, mi porti per favore il... La scala più impervia comunque della storia. Io sono un po' distratto da questa ricetta, posso dire? Perché è impegnativa. Ashley Price ha capito tutto dalla vita, eh. Praticamente state con la bocca così e potete fare tutto quanto nella vostra... Apro, butto qui gli albumi e i tuorli dietro. Ci siamo resi conto, era spento sto coso, quindi me lo stiamo riavviando. Ecco, bellissimo, possiamo iniziare. È perfetto. Possiamo iniziare. Leggendo i vostri commenti so che a molti distrae un sacco questa cosa di lato, perché non seguite più il video e seguite loro. Perfetto. In futuro io conto di stare così. Che bello. No raga, oh cioè, però vi prego, serietà. A sto punto aggiungiamo lo zucchero. Wow. Non ci... 110 grammi. E senza montare, unisco. Aggiungiamo l'olio, albume su zucchero. Cioè, questa ricetta potrebbe riuscire. Potrebbe riuscire. Questo è terribile. Quanto sembra albume, zucchero e olio? Aggiù! Io ti ho insegnato una tecnica per girare che non stai utilizzando. Che è così? Come? Sì. Dovrei chiederla a Cracco. Che fa col polso? Gli era insegnata a Cracco. Così. Sì, una roba di polso, eh. Aspetta, fammi sciacquare le mani. Si sta battezzando. È come fosse domenica. Passo suo. Come fosse domenica. Non sai fare il trucco del cucchiaio che sembra che tu pieghi il cucchiaio? Sì. No, l'oracolo. Pensavo il Mago Forrest. Eccolo. Eccolo. Questo trucco è riuscitissimo. Vado, la metto così. Qui dice di stendere, yeah, almeno 10 cm di diametro. Ci serve un righello. Uno sa quanti sono 10 cm? Un utilizzo improprio del paper, posso dire? Ho sbagliato, Enrico. Speravo di farne entrare di più. Non infornate più di due dischi alla volta. Bene. Intanto andiamo con questi dischi. La fortuna aiuta gli audaci. Aiuta gli audaci. Io vi chiedo a tutti quanti di mettere qua sotto dei commenti che possono entrare nei bigliettini, in modo che così non ci dobbiamo spremere il cervello. Veniamo direttamente sotto al video. Sono morbidi? Pla pla. Ci mostri. Chiudo. Chiudo. Ma non ti brucia? No. Chiudo. Minchia, pazzesco. Sono un po' friabilini. Quando poi vai a fare questo... Si crepa? Si creano delle crepe, esatto. No, non è il giusto. Vogliamo dichiarare il fallimento? No. Potrebbe riuscire. Aiuta gli audaci. Voglio un attimo modificare un paio di dosi. Ehi! Round 2. Vado con un pochino più di albume e teniamo meno in forno. Luke, sono tuo padre. Assolutamente di pancia, senza la minima consapevolezza e conoscenza di cosa accada in un forno, veramente. Andiamo a togliere. Sono un po' crudi, no? Sì. Vediamo. Eh sì. Stupendo. Eh sì. No, raga, si è rirotto. No. Non sono così elastici. Proviamo con una nuova ricetta. Potrebbe riuscire. Aiuta gli audaci. Round 3. Questa terza ricetta cosa prevede? L'uso di questi cosi qua. Io vi consiglio di procurarveli. Vi lascio qua sotto il link affiliato. Guglielmo, quanto mi piace la tua anarchia. Ho provato una volta e ho subito abbandonato. E stacco su Instagram. Credi nei tuoi sogni. Ma mica si avverano subito i tuoi sogni. Ma mica al primo fallimento tu devi girarti e metterti a piangere contro il muro. È così che poi diventi graziana, raga. Ma questo per un odio nei miei confronti incomprensibile. Anche ingiustificato. È il sale grosso e il pepe. No, il sale grosso? Non l'hai chiesto. Ma per la pasta!
Io me ne vado. Fate la sfida da solo. Graziana, sto per premerlo. Vado, vado. Table spoon o vanilla? Ma a parlare in inglese mi preoccupa. No. Mezza tazza di farina. Mezza tazza di zucchero. Qui mi dice che dovrebbe fare una cosa che non sta facendo. Pararare, il weekend è così lontano. Io un gesto me l'aspettavo. Due frecce non fanno un arco. Anche se a volte sembra che parlino di droga. È tipo Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Tutta frenesia. È praticamente droga. Quindi qualunque canzone legata al tema della felicità per voi è la droga. 8 minuti, Brad. Basta, se no chiudi tutto e vai a casa. Però vattene alto sto mood, ma oggi proprio un fallimento dietro l'altro, eh. Vediamo che cos'è. Bruciato. Prendo un biglietto X. No. Potrebbe riuscire. Aiuta gli audaci. Come avevi prima, ricordiamo, ma l'impasto è quello nuovo con l'aggiunta di un pochino più di farina. 8 fa intanto. Prego, ve prego, ve prego, fai che funzioni, non ce la faccio più. Sembrano più appiccicosi degli altri questi. Per fortuna anzi c'ho sta spatola. Io potrebbe essere riuscito. E aspettiamo finché non si seccano. Mezz'oretta? Siamo andati avanti nel tempo e dopo un'ora e mezza, qualcosina di più, di attesa erano ancora mosci. E per un momento mi sono detto, mollo? Col cazzo. Li ho infilati in forno nella speranza di asciugarli in qualche modo, di seccarli, forno statico. O è il forno ventilato che secca? Ma se provassimo ad andarli a comprare al giapponese qua vicino? A quando non riuscite a realizzare i vostri sogni, comprateveli. Che bello, che bella metafora! Belle le forme, bello tutto. Io sono stato 2 ore e mezza della mia vita a fare una cosa fallimentare, una cagata. Questo però ci insegna una cosa molto importante, che i sogni a volte non sono fatti per essere esauditi, ragazzi. La vera domanda da farci è: quante volte riusciremo a sbattere la testa contro sto muro e riprenderci? Quando è che saremo stanchi di farci male? Come ci sta a farvi però, porca miseria, oh. Ragazzi, a questo punto chiederei a Lavinia, Graziana, Alessandro e Enrico di scegliere il proprio biscotto della sfortuna e leggerlo. Io pesco questo. Vai Enrico. Fate. Fammi sentire se crocchi. Ma non ci credo. Ma non ci credo. Ma quindi i nostri sogni si sono... Non è proprio... Leggi quel biglietto e non rompi i coglioni. La differenza tra te e le raga... è che le raga ti passano. Dovresti trovarti sul vocabolario come sinonimo di... Se la vita avesse il... non varrebbe la pena viverla. Grazie Guglielmo. Grazie, veramente. Sei licenziata. Sorridere alle tue battute è faticoso quanto trattenere. Anche io ho un biglietto della fortuna per invece. Te. Anche tu? L'ho preparato poco fa. Ciao ragazzi, grazie. Io ero già arrivata dopo il secondo passo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Lasciateci qua sotto un commento con una frase da mettere all'interno dei nostri biscotti della sfortuna in futuro, per quando ne dovremo fare 45. Mi sono strozzato su credete sempre in voi stessi. Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video di Cucina Buttata, sempre alle 12. Ciao!